Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questo nuovo appuntamento con Beyond. Questa sarà la prima parte di due, visto che questo livello è abbastanza lunghetto. Buona visione a tutti ragazzi. Nathan. Jody, dove ti trovi? Sono tornati. Sono attorno a me. Santo Dio, Jody, ma che succede? Sono stanca. Così stanca. Non credo che ce la farò. Adesso dimmi dove sei. Vengo subito da te, vengo a prenderti, Jody. Jody! No! Ehi. Pensavo non ti saresti più svegliata. Dove sono?
Sei nella mia dimora? Non è certo di lusso, ma... almeno è calda. Ti ho trovato sulla strada qualche giorno fa. Eri in pessimo stato. Ti sei preso cura di me? Beh, qualcuno doveva pur farlo. Non potevo lasciarti lì a morire come un cane randagio. Mi chiamo Stan. E tu? Jody. Bentornata nel mondo dei vivi. Mi fa piacere un po' di compagnia. Vuoi del caffè? È forte. E fa veramente schifo. Ma ti aiuterà contro il freddo. Scotta un po'. Da quanto tempo sei sulla strada? Non lo so. Ho troppo freddo per tener traccia del tempo. Io ho da quasi 3 anni ormai. Quante volte ho pensato che sarei crollato. Che sarei uscito matto. Ma poi ci si abitua a tutto. Anche a vivere di niente. Sei scappata? Genitori? Fidanzato sballato, roba così? Forse sto solo scappando da me stessa. Come tutti noi. Come tutti noi, cara. Ma il problema è che non riesce mai a scappare abbastanza lontano da dimenticare. Ce l'hai un posto dove andare? Una famiglia? Degli amici che tengono a te? Non ho voglia di parlarne. Hai ragione, scusami. Non sono proprio affari miei. Puoi restare qui se vuoi. Non ho molto da offrire, ma... quello che è mio è tuo. Grazie. Gli altri li conosci? Quello lì è Walter. Certo, alza un po' troppo il gomito, ma è una brava persona. E poi c'è Jimmy. Meglio stargli alla larga se non ha la sua dose. E la ragazza è Tuesday, è incinta. Povera anima. Avrei preferito che non mi salvassi. Sì, lo so, cara. Lo so. Ma devi sapere che ci passiamo tutti. A volte bisogna solo tenere duro e aspettare che passi. Tutti abbiamo il nostro posto nel mondo. È solo che ci vuole un po' a capire quale sia. Grazie, Stan. Già. Perché mi hai aiutato? Dovevo lasciarti lì a congelare. Potevo aiutarti e l'ho fatto. Tutto qui.
Ciao. Ciao. Sei tornata dall'aldilà. Alleluia, grazie signore. Benvenuta nel nostro magico regno, signorina. Da mangiare. Non è rimasto niente, bisogna fare qualcosa. Vuoi vedere come ci si arrangia qui? Sì, sì, arrivo. Ci servono circa $5 per comprare qualcosa di caldo. Ok, proviamo qui. Sperando che il freddo renda le persone più generose. Quanto ci vuole racimolare $5? Non so, dipende dal buon cuore della gente. Potrebbero volerci 2 ore o una settimana. Muoio di fame. Devi resistere finché non ci danno qualche moneta. Prova a non pensarci. Oh, ho così freddo. Ehi, Stan. Non ha molto senso stare in due nello stesso posto. Provo a mettermi là. Buona fortuna. L'hamburger sembra buono. Io ho fame. Posso avere qualcosa? Qualsiasi cosa. Smamma, niente accattoni qui. La prego. Fa tanto freddo.
E io... Levati dalle palle prima che chiami la polizia. Ehi, bimba. Vuoi guadagnarti qualche dollaro extra? Forse posso aiutarti. E cosa dovrei fare? Io posso fare un favore a te. E tu fai un favore a me. 10 dollari puliti se vieni qui dietro con me. Non sono così disperata, stronzo. Puoi tenerteli i tuoi soldi. È tua la chitarra? Già. Mi si sono quasi congelate le dita per cercare di suonarla. La vuoi provare? Accomodati. Wow. Oh. Grazie. Credo bastino. Chissà come va Stan. Come va? Non va bene. Tu? La miseria. Jody, dove hai trovato tutti quei soldi? In giro. C'era un tale con una chitarra. Io so suonare, quindi ho tirato su qualche dollaro. Bene, molto bene. Benissimo, davvero. Tu resta qui. Vado a comprare da mangiare. Hai vinto la lotteria, pezzo di merda?
Non voglio problemi. Problemi? Problemi? Un po' di rispetto. Quando ci apriamo forse a problemi. Dicendo che noi abbiamo dei problemi. Per favore, ragazzi. Certo, non me lo perdo. Cazzo. Avete visto? Avete visto come si contorce il barbone? Smettetela e nessuno si farà male. Ma guarda un po'. Il nostro barbone ha la fidanzata. Continua a filmare. Facciamo vedere al mondo intero come si tratta una schifosa. Non finisce qui, Troy. Io me ne vado! E come hai fatto? Io ho imparato nell'esercito. Sì, ok, ma loro erano in quattro. Quattro contro uno. Quattro imbecilli. Non sapevano come combattere. Sarà meglio andarcene prima che torni. Ok. Gente, la cena è servita? Così va stasera, si mangia. Avanti, Jody. Serviti pure. Ehi, ho perfino della cioccolata come dessert. Cioccolata? Non credo neanche di ricordare che sapore è. Ma che ti è successo, Stan? Una rissa. Non fosse per Jody, sarei lì morto. Avreste dovuto esserci. Erano in quattro. E Jody li ha stesi uno per uno. Quando nascerà la bambina? Il mese prossimo. È da giorni che non scalcia. Spero che stia bene. Il suo ragazzo la picchiava. Non voleva avere figli. Temevo l'avrebbe uccisa. Jimmy, stai bene? Ho freddo. Ho tanto freddo. La droga. Li conoscevi quei tipi? Sì, li avevo già visti. Vengono qui a cercarsi avversari facili. Con i loro telefoni e le telecamere. Credo gli piace mettersi in mostra. Farsi belli con gli amici. Bastardi pezzi di merda. Li ho incontrati una volta. Non mi sono ancora ripreso. Da quant'è che siete qui? Sono arrivato qui circa sei mesi fa. Ho incontrato Walter. Jimmy è arrivato dopo. Giusti è qui da quanto? Per settimane. E tu che ci dici, Jody? Non ci hai parlato molto di te. Come sei finita in mezzo alla strada? Ho fatto delle cose di cui non vado fiera.
poi ho capito di essere stata usata. So che potrà sembrarvi un po' strano, ma io sono diversa. E questo ha reso la mia vita un vero casino. Hai usato la parola diversa, Jody. In che senso? Non ha più alcuna importanza. Stai facendo? Fidati e basta. Jody, stai bene? Stan, amore mio. Jody, smettila, non è divertente. È passato tanto tempo, Stan. 4 lunghi anni. Nancy. Nancy, non puoi essere tu. Sì, sono io, amore mio. Non me ne sono mai andata. In realtà sono sempre stata al tuo fianco. Oh mio Dio. Mi si spezza il cuore a vederti così perso, così disperato. È difficile, Nancy. Difficile. Sono perso senza di te, amore mio. Mi sento perso. Devi smettere di vivere nel passato, Stan. Niente può cambiare ciò che abbiamo condiviso. Ma è ora di iniziare una nuova vita. Devi tornare a lavorare, a innamorarti. Prova a essere felice. Per me, Stan. Lo devi fare per me. Mi manchi tanto. Io solo so quanto. È un miracolo. Un vero miracolo. Jody. Grazie. Ok, questo gameplay finisce qui. E vi aspetto con la seconda parte. Ciao ciao!